Mi auguro che vi siate allenati durante la settimana, altrimenti a cosa servono i video? In modo tale da poter essere più efficienti ogni volta che ci incontriamo nel gruppo. Allora, questa sera un'informazione, due brevi note sulla mudra che assumeremo. La mudra si chiama Shankha Mudra. Il termine Shankha significa nella lingua sanscrita conchiglia e in effetti nella prima variante di questa mudra vedrete che le mani assumono proprio esattamente la forma di una conchiglia, un tipo di conchiglia che è tradizionalmente usato nelle iconografie, nelle rappresentazioni anche scultoree e nei dipinti dell'India antica. Una conchiglia, la forma di una conchiglia che chi è stato in India conosce molto bene, che viene utilizzata soprattutto nei riti. Allora, Shankha Mudra, ci sono quattro varianti di questa mudra, noi faremo quella più conosciuta questa sera, poi eventualmente negli incontri successivi vi dirò anche le altre tre varianti, che si differenziano quasi nettamente. Ma la prima, ripeto, è quella molto più frequentata, quella più conosciuta. Allora, innanzitutto la forma che debbono assumere le nostre mani. Allora, la vostra mano destra è davanti al viso, aperta, palmo aperto. La mano sinistra aperta, ugualmente, con il pollice separato dalle altre quattro dita unite. Quindi questi sono appunto i palmi aperti. Adesso, lasciando davanti a voi la mano destra, inserite il pollice della mano sinistra al centro del palmo della mano destra, esattamente al centro. Poi racchiudete con le quattro dita il pollice e unite le rimanenti quattro dita della mano sinistra al pollice destro. Il pollice destro praticamente si inserisce tra indice e medio della mano sinistra. Le altre due dita, cioè anulare e mignolo della mano sinistra, vengono abbassate, quindi si portano proprio sulle nocche della mano destra. Come vedete, questa è una vera e propria conchiglia. Bene, questa è la posizione che manterremo durante la nostra breve meditazione al centro del cuore. La meditazione normalmente, le mudra normalmente durante la meditazione, salvo diverse indicazioni, si inseriscono proprio a questa altezza, in modo tale anche da simbolicamente definire la parte che è più interessata alla introspezione, quindi la regione cardiaca, per una serie di motivazioni anche simboliche, ma anche perché le mani in questa posizione, le braccia non si stancano, quindi potete poggiare tranquillamente le braccia contro il petto. Bene, questa è la prima variante. Allora, una breve spiegazione. Che significato può avere questa mudra? Bene, ci sono due tipi di spiegazione che sono tra i più, diciamo, accreditate. La prima è di ordine esclusivamente fisico. La seconda, alla quale io aderisco, è di ordine più introspettivo e filosofico. Allora, innanzitutto la conchiglia è uno strumento che viene utilizzato nei riti da una setta indù, quella che segue il mantenitore dell'universo, ossia Vishnu. Vi ripeto ancora, sicuramente ve l'avrò già accennato qualche tempo fa, che nel pantheon indù esistono tre figure, una figura che è destinata e che si riferisce direttamente alla creazione del mondo ed è Brahma. La seconda figura è Vishnu, che è la forza che mantiene in vita l'universo.
quindi mantiene in vita il mondo, gli permette di continuare a vivere, cioè lo sostiene praticamente, gli assicura vita lunga. Ed è Vishnu, ed è a questa seconda rappresentazione, ovviamente filosoficamente parlando, si tratta di energie, di forze che non sono personali, ma chiaramente il popolo, o meglio il popolino che non ha una cultura filosofica, chiaramente deve raffigurare un po', con una forma antropomorfica, quindi simile alla forma umana, queste forze e gli dà un aspetto, un corpo, un volto, a volte molto strani, strambi, che ovviamente lasciano un po' perplesse le persone che non hanno molta familiarità con queste cose. Quindi vi dicevo, l'universo viene sostenuto da Vishnu e Vishnu ha tanti attrezzi nelle raffigurazioni religiose e nei dipinti, anche nelle sculture. Uno di questi attrezzi, uno di questi strumenti è la conchiglia. Difatti, ogni volta che i bramini, in riva al Gange, in riva a qualsiasi altro fiume sacro, stanno per iniziare un rito di propiziazione, prendono questa conchiglia e questa conchiglia emette, soffiandoci dentro, emette un suono caratteristico. È un po' come, per esempio, suonare la campana prima di una cerimonia. E ovviamente questo si riferisce appunto alla divinità Vishnu che partecipa a quel rito. Vi ho detto una delle volte precedenti che Vishnu ha anche il chakra, ossia la ruota del comando, che sta intorno al dito indice della mano destra. Praticamente il dito indice rappresenta il centro dell'universo e questa ruota gira intorno al centro dell'universo. Ok? Poi anche nella nostra filosofia greca ci sono delle similitudini più o meno pregnanti su questo concetto. E la terza energia, vi ho detto creazione, mantenimento del mondo, la terza forza è la distruzione, cioè ogni cosa che inizia deve per forza finire, questo lo sappiamo, sia che si tratti di argomentare su cose materiali, su cose concrete, sia che si tratti di argomentare su un pensiero, su un concetto e così via. E questa forza distruttiva è rappresentata da Shiva. Tra l'altro, Shiva è il signore dello yoga, tradizionalmente parlando. Ovviamente la distruzione è necessaria perché nella filosofia indiana il mondo non appare una volta sola, ma si distrugge e si ricrea più volte, infinite volte. Quindi, perché si possa ricreare un mondo nuovo, naturalmente il mondo precedente deve essere portato a distruzione. E la distruzione è un elemento, è un meccanismo importante. Ci deve essere la distruzione, altrimenti non c'è rinnovamento. Ma un po' succede anche a noi, quando noi attraversiamo alcuni periodi bui della nostra vita, si dice solitamente: beh, ho raggiunto il fondo. Che significa raggiungere il fondo? Significa che più giù di così non ci si può andare. Però non è che ci si aspetta di morire, ci si aspetta di rinascere mettendo in movimento poi tutte quelle risorse, quelle possibilità che abbiamo durante la nostra vita. Però dobbiamo prima terminare quel momento per poi, per così dire, rinascere. Allora, ecco, una volta che vi ho spiegato questa cosa qui, che ha più un sapore filosofico, naturalmente, letterario, diciamo che le due spiegazioni di questa Shankha Mudra, che voi avete provato ad assumere, la prima è assolutamente di ordine pragmatico e si riferisce al sostegno durante le malattie. Avrete capito sicuramente un nesso, perlomeno una parvenza di nesso, cioè Vishnu che mantiene in vita il mondo, l'universo, quindi gli garantisce salute, gli garantisce prosperità. Tradotto nell'ordine pragmatico diciamo, di questa spiegazione, normalmente nella tradizione, questa mudra si usa per cercare di alleviare tutti i mali fisici che colpiscono l'essere umano. Naturalmente questo si ritrova nella tradizione. La tradizione non è semplicemente una tradizione popolare, come potremmo pensare, ma è una tradizione filosofica, una tradizione letteraria. Quindi diciamo che questi concetti li troviamo molto spesso nelle scritture.
E quindi praticamente le persone che hanno comunque una maggiore facilità ad entrare nel mondo della sacralità utilizzano appunto questa mudra durante le loro quotidiane, durante le loro, per le loro giornate, per alleviare appunto i problemi di salute che ciascuno di noi potrebbe, ma durante la vita, avere per un periodo particolare. Beh, ovviamente non possiamo parlare di una spiegazione scientifica, insomma, gli scienziati si metterebbero a ridere. Dobbiamo comunque considerare che è vero che la scienza, ci fa capire tante cose della fisica, della chimica, del mondo moderno nel quale viviamo, però non è neanche da buttare alle ortiche quella tradizione o quei, principi filosofici che non fanno parte della prassi quotidiana dell'aspetto pragmatico del mondo, ma sono altrettanto importanti. È come dire che i pensieri non si vedono, potremmo dire che non esistono, eppure sono i pensieri che ci condizionano, che condizionano anche il corpo e l'essere umano. Diciamo che comunque io per mia, diciamo, per la mia mentalità sono, anche se ovviamente ho studiato, studio approfonditamente queste tradizioni, però sono molto più portato, proprio perché vivo nel mondo moderno, ad essere un po' più pragmatico, anche se ovviamente non rifiuto quelle spiegazioni, e quindi mi imbatto, ricalco più che altro il sentiero della filosofia, della letteratura. Allora, che significa questo? Che la Shankha Mudra è vero che sta a stimolare il senso di stabilità, di salubrità, ma più che altro dell'animo, perché mi riferisco direttamente a quello che Vishnu, questa forza, fa nell'universo, lo mantiene, lo sostiene. Quindi è più un aspetto interiore, introspettivo, la salvezza dell'animo, la salvezza non dell'anima, parlo dell'animo, dell'essere umano, la salvezza della consapevolezza dell'essere umano stesso. E quindi mi porta in una condizione più contemplativa e mi dà più stabilità, mentalmente mi infonde più stabilità. Quindi queste due vie, ciascuno ovviamente sceglie la sua. Il popolino ignorante dell'India, e non crediate, l'India è stata anticamente una delle, diciamo, delle nazioni o delle culture molto più prolifiche per quanto riguarda la letteratura, la filosofia, molto più di tante altre culture, anche occidentali, ma allo stesso tempo anche orientali, però oggi diciamo che la maggior parte della popolazione dell'India è ignorante, non c'è una grossa percentuale di alfabetizzazione, è un po' quello che succede ai vecchi continenti, no? Che anticamente erano rigogliosi, splendore e magnificenza, e poi con l'epoca moderna sono diventate le nazioni più povere, forse molto più incolte di tante altre. Quindi diciamo che il popolino predilige utilizzare questa mudra proprio per scopi pragmatici, essenzialmente fisici. Quindi questa è la spiegazione, voi scegliete la vostra. Ripeto, questa prima mudra è quella più semplice e più conosciuta, poi andando avanti ne vedremo altre, le altre tre varianti. Per quanto riguarda il pranayama, continueremo con il nadi shuddhi, ossia il pranayama che abbiamo fatto la volta precedente, e basta, possiamo tranquillamente cominciare. E vi chiedo di munirvi almeno di un blocco che ve lo mettete accanto e ci possiamo distendere sulla schiena. Ecco, mantenete la vostra condizione di abbandono, è importante, anche pochi secondi perché, come già vi ho detto la volta precedente, queste spiegazioni rubano tanto tempo e per me sono importanti per farvi capire quello che fate. Purtroppo ho dovuto rilevare questo nel corso dei miei insegnamenti, del mio insegnamento durante gli anni, che la maggior parte delle persone fanno le cose a pappagallo. Perché il maestro o l'insegnante glielo dice, allora se lo dice il maestro o l'insegnante, io faccio questo, ma chi se ne frega di capire perché devo farlo? Tanto l'insegnante sa quello che significa. Non è giusto questo, dobbiamo essere sempre consapevoli di quello che facciamo e dargli un valore. Un valore è una interpretazione.
Quindi queste spiegazioni per me sono già, ve l'ho detto la volta precedente, sono molto importanti e lo saranno anche per voi. Quindi qualche istante in silenzio, pochi secondi. Cercate di fare un rapido controllo su tutto il corpo, quindi le spalle totalmente abbandonate che cadono pesantemente contro il tappeto. La stessa cosa vale per gli arti inferiori, quindi cominciando dai talloni, polpacci, le ginocchia e le cosce, il bacino e poi ci riferiamo a tutta la struttura della schiena. Bene, allora per la prossima posizione che vi proporrò ci sarà un tentativo di sciogliere le anche, le ginocchia. Io vi consiglio di portare, prima di iniziare, resteremo distesi ovviamente, vi consiglio di portare il mattone che vi ho detto, che vi ho consigliato di mettere vicino a voi, sotto la testa, in modo tale che il capo sia leggermente sollevato rispetto al pavimento. Ovviamente potete mettere anche una coperta ripiegata, non deve essere molto alto il capo. Una coperta ripiegata va bene, anche un cuscino, qualsiasi cosa, perché nella posizione che le gambe del bacino assumeranno ci potrebbe essere il pericolo che la nuca venga rovesciata, che la testa venga rovesciata indietro e quindi la nuca sia troppo contratta. Allora, questo modo, questo spessore che ci permette di sollevare il capo, ci fa stare più a nostro agio. Adesso pieghiamo le gambe, tutte e due, e accavalliamo la gamba destra sopra la gamba sinistra. Poi inserisco il braccio destro all'interno della gamba destra, ossia nello spazio che c'è tra la sinistra e la destra, e faccio uscire la mano davanti al ginocchio sinistro. Le quattro dita o le cinque dita della mano destra sono davanti al ginocchio sinistro, lo trattengono. Poi fate scivolare il piede che è accavallato un po' verso di voi, verso il bacino, lo fate scivolare lungo la coscia sinistra, metteteci sopra l'avambraccio sinistro e intrecciate le dita della mano sinistra contro quelle della mano destra. Ecco, è una posizione che tende, lo sentite, a sbloccare l'anca del lato destro. Per alcuni istanti tratteniamo la posizione perché l'anca possa abituarsi a questo comportamento, solo alcuni istanti. Ovviamente, ogni volta che intervengono delle condizioni particolari rispetto alla condizione naturale del corpo umano, dovete concentrarvi su quello che succede, o meglio, in questo caso, su quello che sta succedendo all'anca destra. E adesso iniziamo semplicemente a dondolare con tutto il corpo a destra e a sinistra. Dovete stare attenti perché se dondolate troppo cadete di fianco. Allora, a sinistra leggermente e poi a destra, dondolate un pochino in modo tale che l'anca riceva delle stimolazioni nella posizione che ha assunto. Lentamente, senza fretta. Ruotate a destra, poi ruotate a sinistra regolarmente.
Fermatevi al centro della schiena e con l'aiuto delle vostre braccia, quindi con le dita intrecciate, tirate un po' più vicino a voi le gambe, in modo da sollecitare un po' più forte la zona destra del bacino. Ecco, liberate adesso la posizione, fate scendere il piede sinistro, liberate la gamba destra, attendete appena un istante. E facciamo il contrario, accavalliamo la gamba sinistra su quella destra. Poi inseriamo il braccio sinistro all'interno della gamba sinistra, cioè tra polpaccio e coscia, e facciamo uscire le dita della mano sinistra che afferrano il ginocchio davanti. Poi, prima ancora di utilizzare il braccio destro, fate scivolare un pochino di più il piede verso di voi. Questo perché dobbiamo far posto al braccio destro che si inserisce sopra il piede e le dita di questa mano, cioè della mano destra, intrecciano la sinistra. Fermiamoci un istante. E adesso cominciamo lentamente a dondolare anche da questa parte. Con regolarità, naturalmente, state attenti a non cadere di fianco, altrimenti siete costretti a ricominciare tutto da capo. Bene, concludiamo anche da questo lato, liberiamo tutte e due le gambe, le distendiamo solo per un paio di secondi o poco più, facciamo scivolare i piedi in avanti e liberiamole anche qualche istante. E adesso ci mettiamo a sedere. Qualche attimo. Possiamo liberarci del blocco, non ci serve più. Gambe incrociate, ricordatevi che ogni volta che noi ci mettiamo seduti, quella è un'occasione, una vera e propria occasione per migliorare la prestazione del tronco, ossia non con la schiena curva indietro, ma con una bella spinta in avanti delle costole. Le spalle non sono rigide, le braccia sono tranquillamente abbandonate e rilassate poggiandole sulle ginocchia. Bene, trasferiamo le gambe di lato, i piedi di lato, ci mettiamo a quattro zampe. E dalla posizione a quattro zampe facciamo qualche movimento per sciogliere la nostra schiena. Normalmente definiamo questo movimento quello del gatto e della vacca, il gatto che porta la gobba verso l'alto, la schiena verso l'alto, la vacca che invece anatomicamente possiede invece una concavità dietro la schiena. Però noi modificheremo questa dinamica. Cominciamo espirando ad inarcare la schiena, quindi spingete il petto verso il basso, fate un bel respiro e guardate di fronte. Espirando, vi sedete sulle caviglie, indietreggiate, sedendovi, lasciando le mani dove si trovano e poggiando la fronte a terra. Poi di nuovo, inspirando, avanziamo, inarchiamo la schiena come prima, giriamo il viso di fronte,
Espirando, ci sediamo, retrocedendo, le braccia rilassate, la fronte a terra e procediamo per alcune volte in questo modo. Concludiamo, tornando a sedere sui talloni, fronte a terra, restiamo solo un paio di secondi con il viso appoggiato sul tappeto e poi ci solleviamo rimanendo seduti sulle caviglie. A questo punto tenete tutte e due le cosce vicine a contatto l'una con l'altra e per alcuni istanti poggiate le mani sulle gambe. Adesso entriamo in rotazione, avvitando la schiena. Tenendo le cosce unite, portate la mano sinistra all'esterno del ginocchio destro, con il braccio teso, e girando a destra, trasferite il braccio destro dietro, poggiando la punta delle dita in modo tale da non essere costretti a sbilanciarci troppo all'indietro, in modo tale che la nostra schiena rimanga abbastanza diritta. Giriamo il viso verso destra con l'aiuto di tutte e due le mani, sia quella che spinge contro il ginocchio destro che l'altra poggiata a terra. Cerchiamo piano piano, con il tempo regolare, di avvitarci da questa parte. Naturalmente la respirazione ci aiuta a sistemare le nostre vertebre che stanno entrando in rotazione l'una sull'altra. Dolcemente torniamo di fronte e riportiamo tutte e due le mani poggiate sulle ginocchia. Ci giriamo dalla parte opposta, quindi la mano destra spinge sulla gamba sinistra, l'altro braccio se ne va dietro sulla punta delle dita, quindi con il palmo staccato. Entriamo in rotazione da questo lato.
Dolcemente anche in questo caso torniamo di fronte. Riportiamoci a quattro zampe perché da qui assumeremo la postura del cane, quindi distanziamo un po' le ginocchia dai polsi, dalle braccia. Piegando la punta dei piedi, solleviamo il bacino e lo spingiamo un pochino indietro in modo da non essere troppo sbilanciati in avanti. Permettete alle vostre gambe, mi riferisco ovviamente alla parte posteriore delle gambe, quindi i polpacci soprattutto, di allungarsi anche un po' forzatamente. Quindi questa prima fase di Adho Mukha Svanasana, ossia del cane che guarda verso il basso, stiriamo i polpacci cercando di accostare i talloni verso il tappeto. Quindi la prima fase riguarda l'allungamento delle gambe, parte posteriore. Adesso, se pieghiamo le piante dei piedi, rimanendo sulle punte dei piedi, flettiamo anche le ginocchia e cerchiamo di abbassare il più possibile il petto verso il basso, passando così ad allungare la schiena. Però questa posizione che ho assunto, ossia sulla punta dei piedi, provoca una spinta in avanti, quindi è molto più difficile da mantenere. Allora potreste scivolare indubbiamente in avanti con le mani. E allora cosa fate? Afferrate il vostro tappeto sul bordo laterale, prendetelo bene, stringetelo in modo tale che le mani non possano scorrere. E allora a questo punto vi potete permettere di piegare molto, ma molto le ginocchia e aprire più possibile le coste verso il pavimento. Fate dei bei respiri. Usciamo da questa posizione. E adesso piano piano camminiamo in avanti, sempre con le ginocchia molto piegate. Camminiamo in avanti e lasciamo a penzoloni le spalle, la schiena e le braccia, posizione che si chiama Uttanasana. Tenete possibilmente le gambe tese. Adesso piegate leggermente le ginocchia, questo abbassa la posizione del bacino e cercate, anziché stare sulla punta delle dita, cercate di tirare un po' indietro le mani all'altezza delle piante dei piedi e far scendere anche i polsi. Quindi riduciamo la distanza che c'è tra la schiena e il pavimento, piegando le ginocchia, ma questo ci consente di far aderire i palmi completamente a terra. Ora raddrizziamo le gambe, ci prepariamo a salire, quindi con le gambe tese, aprite le braccia di lato. Quando le mani si trovano alla stessa altezza delle spalle, fate salire tutto insieme, sia il tronco che le braccia, e portate le mani su, dita intrecciate, le braccia si trovano allineate alle orecchie e cercate di sviluppare la maggiore spinta possibile in avanti. Ovviamente mi riferisco non alla pancia che deve stare indietro, ma al petto che deve aprirsi in avanti. Tirate ancora un pochino indietro le braccia. Adesso
separiamo le mani e le facciamo scendere lentamente. Quindi fate scendere le braccia, ma anche le spalle, e rilassate tutta la schiena per alcuni istanti. Adesso ci dovremmo portare nuovamente nella posizione del cane e lo facciamo ancora con un movimento che riprendiamo dal punto in cui eravamo prima. Quindi solleviamo le braccia su con un bel respiro e facciamo esattamente il contrario con le braccia di quando normalmente ci solleviamo. Adesso scendiamo, quindi che significa? Che fate scendere le braccia di lato, piegate la schiena, portate le mani a terra, fate un passo indietro prima con la mano, con il piede sinistro e poi con il piede destro, e poi quando abbiamo l'appoggio stabile entriamo nella postura della tavola. Quindi tenete il tronco rigido, siete sulla punta dei piedi e mantenete tutto il peso con le braccia. Non dovete far scendere il bacino, dovete mantenere una esatta posizione diagonale delle gambe e del tronco. È una posizione indubbiamente di resistenza. Adesso lentamente pieghiamo i gomiti e scendiamo. Quando siamo con il torace a terra, allunghiamo le braccia dietro. I palmi sono diretti verso l'alto. Tenete quindi il dorso delle mani a terra e con l'azione dei muscoli della schiena provate ogni volta a sollevare il viso e parte del torace, inspirando su. Rimanete con la punta delle dita a terra, staccando il dorso leggermente, espirando giù. I tempi sono i vostri, quindi in base al grado di resistenza che ognuno di voi possiede, però fatelo alcune volte, inspirando su, espirando giù. Se sentite un notevole sforzo nel sollevare la schiena, vi do un consiglio. Prima di sollevare, stringete fortemente le gambe una contro l'altra, contraendo ginocchia, cosce, glutei persino. E mantenendo questa contrazione, vi sollevate con la schiena. Espirando, rilassate. Restate su per alcuni secondi senza scendere immediatamente a terra. Poi scendete e rilassate tutta la schiena. Portate le mani in avanti, una sull'altra, e poggiatevi sopra la fronte, rilassando tutti i muscoli del dorso. Bene, adesso dobbiamo riportare le mani sotto le spalle. Siamo scesi dalla posizione della tavola, vi ricordate? Una posizione di resistenza. Adesso dobbiamo tornare nella tavola, perché questa
successiva posizione e di passaggio per l'altra. Quindi sulla punta dei piedi, stirate bene le braccia e sollevate il tronco e il bacino. Adesso, piano piano, senza cadere, portate la mano sinistra al centro. Tenete i piedi uniti e giratevi sul fianco sinistro. Quindi a questo punto i piedi sono uno sull'altro. Se avete problemi di equilibrio, incrociate le caviglie. Questo vi permette di stare più stabili. Il polso sta sotto la spalla. Sollevate il braccio destro e guardate verso l'alto. Non fate scendere il bacino. Riportate giù anche la mano destra, siete di nuovo rivolti verso il tappeto, fermatevi un istante. Spostiamo adesso la mano destra al centro, ci giriamo sul fianco destro, solleviamo il braccio sinistro, entriamo in posizione. Vedete un po' come un crocifisso inclinato, adesso mi dà quest'idea. Tornate giù con il braccio, dobbiamo riposarci un po', non voglio farvi stancare troppo e quindi vi sedete sulle caviglie, riprenderemo la tavola per una sua variante tra qualche secondo. Mani e braccia appoggiate sulle gambe, spalle rilassate. Torniamo, avanziamo nella posizione a quattro zampe. Da qui dovremo tornare nuovamente nella postura del cane, quindi su con il bacino. Vi ricordate tutto il passaggio che abbiamo fatto prima? Avanzate, passate nella posizione della tavola frontale perché guardiamo davanti a noi. Poi di nuovo portate il braccio sinistro al centro, la mano sinistra al centro, girate sul fianco sinistro. Adesso non dovete portare il braccio destro su, ma dovete piegare la gamba destra, il ginocchio della gamba destra e girare verso l'alto, portando il braccio destro all'indietro. Tenete il bacino sollevato. Riportate la mano giù e girate di fronte, tavola frontale. Adesso spostiamo il braccio destro al centro, giriamo sul fianco destro. Teniamo la gamba destra tesa e la gamba sinistra piegata, giriamo verso l'alto e portiamo il braccio sinistro abbandonato all'indietro. Torniamo di fronte e ci sediamo sulle caviglie di nuovo.
rilassate bene le spalle, la schiena. Sono state posizioni di resistenza e quindi hanno impegnato i nostri muscoli. Soprattutto il problema è che se non facciamo nessun'altra attività infrasettimanale, queste posizioni alcune sono di forte resistenza, quindi insomma ci troviamo un po' stanchi alla fine. Allora, adesso di nuovo posizione a quattro zampe, torniamo su con il bacino nella postura del cane. E mentre avanziamo, teniamo la gamba destra piegata in quella posizione che nel gergo sanscrito si chiama Kapotasana e che tradotto in italiano significa postura del piccione. Allora, avanziamo, intanto pieghiamo la gamba destra, portiamola a terra e facciamo scivolare piano piano la gamba sinistra. Tenete le braccia tese, mantenete un'apertura frontale delle spalle, del viso e del tronco e mantenete la posizione per alcuni respiri cercando di assecondare la graduale discesa del bacino a terra. Cercate di non contrarre l'anca sinistra, soprattutto l'anca sinistra. Se spingete un pochino di più la gamba sinistra indietro, magari la coscia destra scende meglio e vi ritrovate più stabili. Adesso, piano piano, senza creare dei crampi, piegate la gamba sinistra e afferrate con la mano sinistra la punta del piede. Sistematevi meglio con il braccio destro e cercate di avvicinare il tallone al gluteo. Lasciate andare il piede sinistro, ritornate indietro con il ginocchio destro e passate alla postura del cane che guarda in basso, di nuovo sollevando il bacino. Adesso avanziamo piegando questa volta la gamba sinistra. Piano piano facciamo scivolare invece la destra. Tenete le braccia tese, poggiate prevalentemente sui polsi mentre aprite frontalmente sia le spalle che il torace guardando dritti in avanti. La cosa che dovete rilassare fondamentalmente adesso è l'anca destra, permettendo a questa parte del bacino di scendere e quindi magari di poggiare leggermente con la coscia sinistra sul tappeto. Adesso, piano piano, cominciate a staccare il piede destro, ma piano. Sistematevi meglio con il braccio sinistro, in modo da non essere costretti poi a cadere, a crollare. Portate la mano destra dietro alla ricerca del piede e cercate lentamente di trasferire il tallone verso il gluteo. Guardate che in questo processo state stirando fortemente il quadricipite femorale, quindi non create strappi muscolari, piano piano.
lasciamo andare e torniamo a concederci un attimo di pausa, sedendo nuovamente sulle caviglie. Notate come il lavoro si sposta nei vari settori del corpo, quindi alcune posizioni coprono un settore, altre posizioni coprono un altro settore, in modo che alla fine della nostra seduta noi abbiamo regalato a tutto il corpo la sua possibilità di lavorare. In sostanza non stiamo facendo un sollevamento pesi dove solamente i bicipiti e i pettorali lavorano e si fa solo quello. L'altro corpo resta sofferente, l'altra parte del corpo resta sofferente. Qui dobbiamo esercitare attività, scioltezza, potenziamento su tutto il corpo intero. Allora, ci tocca tornare nella postura del cane, quindi a quattro zampe, piegando le dita dei piedi, su con il bacino e torneremo nella postura del piccione, come abbiamo fatto prima, di nuovo, attendiamo qualche istante. Mentre avanziamo, pieghiamo la gamba destra di nuovo e la poggiamo a terra. Di nuovo allungata la gamba sinistra, magari adesso comincerà ad allungarsi meglio perché è già stata sollecitata qualche attimo fa. Approfittiamo ancora per rimanere bene in appoggio sui polsi, braccia serrate. Ora, questa volta, ossia in questo passaggio che stiamo iniziando, sarebbe ancora più importante far scendere la coscia destra, quindi spingendo il più possibile la gamba sinistra indietro. Adesso dovremmo girare un pochino, ruotare la schiena a sinistra, cioè in questo modo. Spostate tutte e due le mani a destra e girate la schiena verso il basso. Vedete, ecco perché vi stavo dicendo, se il gluteo destro poggia a terra, la nostra posizione è più facilitata. Quindi comunque tenete il braccio sinistro poggiato sul gomito, l'avambraccio è dritto verso l'alto, i palmi della mano piatti si toccano e teniamo il gomito destro dritto verso il soffitto. Teniamo questa posizione, il piccione in rotazione. Sciogliamo lentamente la posizione, normalizziamo frontalmente la collocazione del tronco, torniamo indietro con la gamba destra e torniamo nella postura del cane, su, avanziamo con il ginocchio sinistro, poggiando saldamente sulle braccia, iniziamo a far scivolare piano piano la gamba destra indietro. Approfittiamo anche qui per aprire fondamentalmente le spalle, il torace. Non guardate in basso, ma dirigete il viso di fronte. Adesso cerchiamo di fare quell'operazione, spostiamo anche la mano destra a sinistra, cominciando a ruotare un po' la schiena, piano piano, e poggiamo il gomito destro a terra, portando il palmo piatto dove collochiamo l'altro, entrando in rotazione. Thank you.
sciogliamo la posizione e adesso torniamo a sedere qualche istante. Se sapete che solitamente quando state con un ginocchio solo a terra la rotola vi fa male perché magari siete molto magri, mettete qualcosa sotto come sto facendo io, quindi un asciugamano, una coperta piegata sotto il ginocchio destro. Avanziamo con il bacino e facciamo un passo in avanti con l'altra gamba, la gamba sinistra, cercando di far scivolare il piede un pochino più avanti. Adesso piano piano flettendo la gamba sinistra scendiamo poggiando inizialmente le dita delle mani a terra e cercando di non guardare verso il pavimento ma orientando di nuovo il viso in avanti, cercando di non curvare troppo la schiena. Adesso portate per il momento il braccio sinistro all'interno della gamba sinistra in modo tale da poter spostare il ginocchio sinistro un po' all'esterno. Quindi adesso la tibia, quindi il polpaccio sinistro, non è proprio perpendicolare ma un pochettino piegato di lato. Questo permette all'anca di liberarsi. Perché si deve liberare? Perché adesso poggiamo la mano destra a terra. Cercate di scendere un po' di più con il bacino. Cominciate a sollevare piano piano il piede sinistro, afferrate la punta e mantenete la posizione ruotando il tronco a sinistra e il viso verso l'alto. Lascio andare, torno a sedere un attimo, sposto ovviamente fuori l'asciugamano che metteremo tra poco a sinistra. Collochiamo, se abbiamo fatto anche dall'altra parte, l'asciugamano sotto il ginocchio sinistro, avanziamo con la gamba destra, vi ricordate che abbiamo fatto scivolare il piede un pochino più avanti? Bene. E scendiamo con la punta delle dita a terra. Per il momento il braccio destro sta all'esterno della gamba destra, per il momento. Adesso dobbiamo spostare il braccio destro all'interno e inclinare leggermente il ginocchio destro di lato, facendolo scendere appena appena verso il pavimento. Poggiate bene non più solo le dita della mano sinistra, ma tutto il palmo. Fondamentalmente è il polso che sostiene il peso. Poi orientatevi anche mentalmente verso il piede sinistro che cominciate a sollevare, andate alla ricerca. Cercate di afferrare la punta, di tirare un pochino indietro e ruotate il tronco a destra.
abbandoniamo e torniamo a sedere. Non togliete, se l'avete adoperata fino a questo momento, non togliete l'asciugamano, scansatelo solamente. Riportiamolo sotto il ginocchio sinistro. Avanziamo con il bacino e con la schiena. Ancora un passo avanti, come abbiamo fatto prima con la gamba sinistra. Fate scivolare il piede, abbassate il bacino. Restate alcuni istanti cercando di far scendere il più possibile, ma senza spingere. Far scendere il più possibile il bacino verso il basso. Non appoggiate le mani a terra. Tenete le braccia di qua e di là, abbandonate. Adesso sollevate le braccia, intrecciate le dita tranne gli indici che puntano in alto e cercate di stirare all'indietro. Abbandoniamo, via dalla posizione, ci spostiamo indietro e ci sediamo sui talloni. Sotto il ginocchio sinistro l'asciugamano. Avanzo con il piede destro. Faccio scivolare fino a sentire il graduale stiramento del quadricipite a sinistra. Sollevo le braccia, dita intrecciate in apertura verso l'alto. Abbandoniamo, torniamo a sedere. Braccia e mani poggiate sulle cosce. Beh, vi sarete resi conto che questa sera si lavora, indubbiamente. Allora, dobbiamo allenare un po' i polsi alla estensione. Estensione dei polsi significa che dobbiamo portare, diciamo, l'angolo tra avambraccio e palmo della mano a 90 gradi e anche di più. Allora, come facciamo? Solleviamo il bacino dalla posizione nella quale ci troviamo e portiamo le mani a terra al contrario di come potremmo farle, cioè con le dita che toccano le ginocchia e i polsi diretti in avanti. Adesso il tentativo è quello di fare quello che vi ho proposto prima, parlando solo teoricamente, mentre piano piano avviciniamo il bacino ai talloni come se volessimo sederci, ma non vi siederete sicuramente, cercando di non staccare o di non staccare troppo i polsi da terra. Avanziamo di nuovo. E abbiniamo questo movimento con il respiro. Espirando, tentiamo di sederci lentamente. Inspirando, ci spostiamo in avanti per alcune volte.
Adesso staccate piano piano i palmi dal pavimento e scuotete anche qui gradualmente le mani. E fate questa manovra per sciogliere e sgranchire ancora meglio i polsi. Guardate me, palmi uniti davanti a voi. Adesso aprite i palmi davanti a voi, unite i dorsi o accostate i dorsi, poi girate la punta delle dita verso di voi e verso il basso. Fate fare un giro completo di 360 gradi e quando le dita ritornano su, riunite i polsi. Di nuovo, aprite i polsi verso di voi, unite i dorsi, girate le dita verso di voi e verso il basso, fategli compiere un giro completo, unendo in questo tragitto i polsi, ritornate ad unire i palmi. E fate anche il contrario, ovviamente. Alcune volte in un verso, alcune volte nell'altro. Una volta, cioè, i dorsi girano verso di voi, le dita girano verso di voi, una volta lontano da voi. Ok, bene, dovremmo aver sciolto un pochino i polsi. Adesso assumiamo questa posizione. Gambe unite. Dovremmo cercare adesso di portare il palmo della mano sinistra sotto la gamba destra. Ecco perché vi ho fatto fare questo allenamento. Quindi potrete sostenerla meglio. Portare il braccio destro dietro la schiena, in modo che il dorso arrivi a fianco, e ruotare completamente a destra. Teniamo la posizione per alcuni istanti. Liberiamo il braccio sinistro, liberiamo il braccio destro, le portiamo tutte e due davanti, attendiamo un istante, fra qualche momento faremo il contrario. Allora, porto la mia mano destra, palmo a terra, sotto la gamba sinistra. Porto il braccio sinistro dietro, faccio uscire il dorso verso il fianco destro, entro in rotazione. Sciolgo, esco dalla posizione, di nuovo posizione frontale delle braccia sopra le gambe. Separiamo sia le ginocchia che i piedi tra di loro, facendo spazio, quindi poggiate le mani a terra. Come vi ho detto la volta precedente o le volte precedenti, più di una volta, se sapete che le ginocchia non vi permettono di scendere sul tappeto tra il piede sinistro e il piede destro, metteteci un spessore limitato
in modo tale che non ci sia troppa sofferenza da parte delle ginocchia. Potrebbe essere una coperta di piegato, un asciugamano. Certamente il blocco è un po' troppo alto, però se la situazione ve lo richiede, metteteci un blocco sotto. Però non potrete fare più di tanto, perché adesso cominceremo ad indirizzare la schiena verso il pavimento, quindi portate le mani e le braccia dietro, aprite bene il torace, fate qualche respiro in modo tale da accompagnare la schiena verso l'inclinazione posteriore, quindi sentite le costole che respirano. Adesso dovreste iniziare a piegare le braccia in modo da appoggiare non più le mani ma i gomiti a terra. Vedete? Se state sul blocco questo è impossibile. Non lasciate andare ancora il capo all'indietro perché altrimenti la nuca soffrirà per troppo tempo. Quindi per il momento tenete il mento basso, però concentrate tutta l'attenzione sulla zona delle anche e delle ginocchia che sono le parti sofferenti probabilmente. Continuate a respirare verso l'alto con le costole frontali. Adesso lasciate andare il capo indietro, abbandonandolo. E facciamo ancora qualche passo in avanti, cioè proseguiamo nel nostro impegno. Siete poggiati sugli avambracci e sui gomiti, cercate di farli scivolare via piano piano in avanti. Man mano che se ne vanno in avanti i gomiti, noi scendiamo con la schiena a terra fino ad appoggiare la testa e le spalle. Quando siete con la schiena a terra, allungate le braccia dietro. Per stare più comodi, agganciate un dito della mano sinistra con uno della mano destra, normalmente pollice indice ad anello, che si incastrano tra di loro e tenete la posizione per alcuni respiri. Adesso ritorniamo con i gomiti a terra e con gli avambracci, afferriamo le caviglie con le mani e dando una spinta con i gomiti solleviamoci di circa 45 gradi. Poi spingendoci con le mani solleviamoci ancora di 45 gradi, il tutto 90 gradi, cioè con la schiena dritta. Poggiate le mani sulle ginocchia. E spingete fortemente, fortemente, ripeto, la pancia indietro e respirate con le costole. Rilassate la pancia, torniamo giù, gomiti a terra. Adesso la discesa sarà un po' più veloce perché già abbiamo fatto esperienza. Fate scivolare in avanti le braccia, giù, allungate le braccia dietro, incastrate le dita della mano sinistra con quelle della mano destra, restate in posizione. Torniamo a puntellare i gomiti a terra, prendete con le mani le caviglie e spingendo i gomiti sollevatevi, 45 gradi prima. Non tutto d'insieme perché altrimenti creiamo danni alla zona lombare, mento basso sulla gola. Poi poggiatevi con le mani, altri 45 gradi, su.
Adesso, spingendo le mani a terra, sollevate il bacino. Sollevatelo in modo da riunire i piedi e accostare le ginocchia, se non completamente unite. Accostate le cosce a contatto. Portate tutte e due, la destra già c'è al suo posto, portate anche la sinistra accanto alla destra. Quindi state ruotando, mezza rotazione a destra. Fate scivolare le mani in avanti, piegatevi, come quando vi piegate normalmente nella posizione raccolta e tenete la posizione per alcuni istanti. Naturalmente cosa c'è è che la parte destra del ventre e dello stomaco sta premendo contro la coscia destra. Respirate in modo tale da mobilizzare il lato destro del diaframma. Camminate indietro con le braccia, tornate di fronte, appena un secondo in posizione frontale e adesso a sinistra, le mani poggiano sul tappeto a sinistra delle gambe, fatele scivolare in avanti, piegatevi in modo da sentire la pressione del lato sinistro della pancia contro la coscia. Lato sinistro del diaframma in attività. Camminiamo indietro, non sforzate la schiena per raddrizzarvi, spingetevi indietro con le braccia. Tornate di fronte, attendete un istante ancora in posizione. E adesso facciamo scivolare di lato il bacino perché dobbiamo sedere direttamente a terra. Siccome le gambe sono state piegate per parecchio tempo, vi ricordate, insomma, alcune posizioni ci hanno mantenuto in quell'atteggiamento, adesso allungatele e rilassatele il più possibile. Poggiate bene le braccia a terra. Noi abbiamo terminato la serie dei nostri interventi e ci attende qualche minuto di pranayama e di meditazione. Ok, allora le gambe incrociate. Schiena dritta, mi raccomando, soprattutto durante i kapalabhati che faremo tra qualche secondo, quindi kapalabhati non va fatto con la schiena curva, altrimenti chiudete la pancia e il diaframma non si sposta. Torace ben aperto, che rimane così per tutta la iperventilazione del kapalabhati, ma le costole non devono entrare nel movimento respiratorio, debbono mantenere un atteggiamento statico duraturo durante i respiri a raffica. Quindi primo ciclo di kapalabhati.
tranquillizziamo il respiro. Concentratevi all'interno della testa, del capo, perché l'iperventilazione modifica la composizione sanguigna notevolmente per quanto riguarda la composizione dei gas, ovviamente. Secondo ciclo di Kapalabhati. Stop rilassando la pancia. Due cicli di Kapalabhati per il momento sono sufficienti, passiamo a Nadi Shuddhi, ossia la respirazione alternata. Allora, portate la mano destra davanti, come sempre poggiate la punta dell'indice nello spazio tra le sopracciglia, proprio alla radice del naso. Schiena dritta, mi raccomando, braccio poggiato sul petto. Piegate il pollice destro e portate la punta del pollice proprio sopra l'osso del naso, dove termina l'osso del naso. E due dita solamente, quindi medio, anulare, escludendo il mignolo che se ne va per conto suo, e poggiate la punta di queste due dita sull'altro lato della narice. Quindi vi ricordo, si espira e si inspira in un lato, quindi scende e sale in un lato, poi si scambia la pressione, scende e sale in un lato e poi scambio di nuovo, così ininterrottamente. Il respiro deve essere moderato, lungo, fluido, personale, non deve sentirsi il rumore dell'aria perché state soffiando come a gonfiare un pallone, ma il respiro deve essere molto molto discreto. Se volete interiorizzarvi ancora di più, portate la mano, il palmo della mano sinistra rivolta verso l'alto, poggiando il polso, e unite a cerchio la punta del pollice contro quella dell'indice. Le altre dita sono rilassate. E così abbiamo impegnato tutte e due le mani. Queste sono due mudra. E cominciate con la narice sinistra. Espiro, inspiro. Nella narice destra, espiro, inspiro, scambio. Thank you.
Bene, quando l'aria è uscita in uno dei due lati, destra o sinistra, non ha importanza. Riportate il braccio sulla gamba. Assumete tutte e due la stessa mudra, quindi la sinistra, la mano sinistra già sta mantenendo, anche la destra lo fa. Schiena dritta, alcuni minuti di silenzio in questa posizione, cercando leggermente, e lo ripeto leggermente, di far convergere con gli occhi chiusi le pupille una vicino all'altra nello spazio frontale, non verso l'alto, ma nello spazio frontale. Adesso, se riuscite a fare la manovra per assumere la mudra ad occhi chiusi, tanto meglio, altrimenti li aprite, ma comunque non è difficile. Aprite la mano destra davanti a voi, inserite il pollice della mano sinistra sul palmo che richiudete, bloccando il pollice dentro. Unite le dita della mano sinistra con il pollice della mano destra. Il pollice sta inserito tra indice e medio. Le ultime due dita scivolano della mano sinistra, scivolano verso le nocche. Accostate la conchiglia scianca verso di voi. Rimanete in silenzio. Ovviamente il silenzio c'è, ma è un silenzio della mente. Se è inevitabile che ci siano delle riflessioni sul significato di questa mudra, va bene, non girateci troppo attorno, ma concentratevi fondamentalmente sulla posizione che hanno assunto le mani, perché la mudra lavorerà silenziosamente per voi.
Stasera siamo giunti al termine, possiamo liberare la nostra mudra e poggiare per alcuni attimi i polsi sopra le ginocchia, le mani rilassate. Scoprire questa dimensione silenziosa e profonda che c'è dentro di noi è veramente una cosa meravigliosa, ve ne accorgerete andando avanti con l'esperienza e poi ogni volta diventa un sacrificio doverne uscire. Bene, io vi do appuntamento alle prossime sedute e naturalmente sdraiarsi per alcuni minuti sul tappeto non è una cattiva idea. Prima di riprendere le vostre attività ordinarie. Buona serata a tutti, grazie.